Seguitemi i tutorial che vi svelerò tutti i segreti del biliardo, dalle basi ai trick shot. Ciao a tutti appassionati di biliardo, oggi parliamo di un nuovo argomento, della posizione di tiro, ok? La posizione a cosa serve? Cosa bisogna ottenere da questo? Un buon allineamento, una buona stabilità sulle gambe, una buona immobilità. Tutti questi argomenti qua li trattiamo poi nei prossimi video, cioè praticamente l'allineamento lo trattiamo nel prossimo video, l'immobilità nel video dopo. Per adesso vi parlo della posizione in generale, un argomento che magari è conosciuto da molti, da più, e lo trattiamo in maniera generale, giusto per chi è che magari è alle prime armi e vuole capire che posizione deve avere. Ok, iniziamo e via. Allora, 1. La distanza di tiro dalla biglia battente. Noi dobbiamo colpire questa biglia battente, la giusta distanza. Qual è? È una stecca, ok? Dall'ombelico è una stecca. Poi si va occhio, non è che i 10 cm in più se parto così mi cambiano qualcosa o se sono un po' più lontano. Diciamo che la giusta posizione, quella più standard da dove guardare, è una stecca. Si mira dall'alto, ok? In questa maniera qua. Con i due occhi si mira dall'alto. Tenete presente che noi abbiamo un occhio dominante. I più hanno l'occhio dominante il destro, perché siamo destri la maggior parte. Vi spiego velocemente come si fa a capire qual è l'occhio dominante. È una curiosità che però è giusto sapere, è giusto che ve la dico. Allora, si chiude con la mano sinistra, si fa una sinistra o destra, con la mano destra si fa un anello. Si mette esattamente al centro davanti al naso, ok? Si forma una linea retta. Si copre con la mano sinistra, o si chiude, basta anche chiudere l'occhio e si guarda a che punto con l'occhio destro si vede. Dopo si fa esattamente l'opposto, automaticamente si capisce noi se siamo destri o sinistri. Tenete presente comunque i più sono destri, è una cosa scontata, però ve l'ho detta. Allora, dicevamo, parlando di posizione, una stecca di distanza, 10 cm più, 10 meno, si mira dall'alto. Si porta avanti la gamba sinistra, ok? Ben stabile, si fa un buon appoggio con la gamba sinistra, non fare troppi passetti, ok? Si parte da questa posizione, gamba sinistra. La gamba destra si gira leggermente il piede, vedete? Non fate l'errore di tenere il piede dritto così, per dire, o troppo aperto o troppo vicina, cioè una posizione con le gambe stabili, dunque gambe larghe, allargate. Si va giù. Si può scegliere la posizione delle gambe, c'è due soluzioni. Una, gamba flessa, come potete vedere, che qua fa leggermente una curva ed è una posizione, questa è più da americana. O se no, gamba rigida, ok, nella parte posteriore, che è una posizione più come lo snooker. La gamba rigida permette una maggiore stabilità, ovviamente. Permette una stabilità per dire dopo quando uno gioca parecchie ore, che è stanco, può usare la gamba in maniera rigida, così sta più fermo. Su certi tiri c'è la necessità di stare molto fermi. Dunque, voi tenete presente di abituarvi a queste due soluzioni, ok? Di conoscere queste due soluzioni. Allora, vi ho detto gamba sinistra, gamba destra, si va giù. Mentre si va giù, io mi metto già in posizione corretta per imbucare, ok? Se le biglie sono tagliate, questa è una biglia dritta, ovviamente è più facile. Se la biglia è tagliata, mentre vado giù, io correggo leggermente, ok? Mi correggo per arrivare in posizione, mi correggo a questa altezza qua. Prendo di riferimento la punta della stecca, guardo la punta della stecca e mi correggo. Allora, ok. Poi, scusate. Ponte della mano sinistra, ben rigido, ok? Un ponte rigido, ben attaccato al panno, non troppo vicino e non troppo distante, ok? Una giusta distanza è una spanna, ok? Poi c'è dei tiri che magari si va un po' più vicino, dei tiri un po' più lontano. Quando si deve fare un retro,
si fa un tiro, si posiziona la mano in conto un po' indietro. Buona norma comunque è non tanto lontano, abbastanza vicino, una spanna di distanza. Poi, braccio flesso, questo braccio qua, non un braccio dritto, non bisogna tenere un braccio, vedete, dritto, no, leggermente flesso, rilassato, appoggiato al tavolo del biliardo e siamo a posto in posizione. Parte sinistra l'abbiamo fatta, adesso la parte destra, il braccio che usiamo per tirare, destro o sinistro, secondo se siamo mancini. Io sono un destro, il braccio destro. Allora, manteniamo una distanza dal nostro busto, dal nostro addome, se non sbaglio questo è l'addome, la parte laterale destra, leggermente circa un'altra spanna di distanza, ok? Non facciamo l'errore di giocare in questa maniera qua, con la stecca troppo vicino alla linea della cinghia. Questa posizione qua non sarebbe corretta, ok? Perché saremmo disallineati, ma questa è una posizione più corretta. Vedete? Un braccio dritto che sia una linea retta. Dunque, la distanza è molto importante e neanche fare l'errore di tenerla troppo largo. Questo. C'è alcuni giocatori che giocano in questa maniera, si trovano bene, è una cosa soggettiva, però i fondamentali, quelli da tenere presente, diciamo che sono questi, ok? Poi, come si impugna la stecca? Si impugna la stecca in questa maniera qua, in maniera classica, con due dita si può impugnare, più che non si chiude la presa, ma si lascia morbida, una presa morbida, la stecca appoggia, ok? Appoggia sulle due dita. Si può usare anche tre dita, i più usano tre dita la maggior parte. Due dita le usano chi si trova bene con due dita, su un tiro magari un po' più morbido, un po' meno forte, per avere anche un polso più morbido. Allora, per sapere dove impugnare la stecca, fare un angolo retto, ok, del gomito, vedete, io vado giù, devo avere un angolo retto questo, ok, di 90 gradi, non devo avere una posizione così per dire, ok, questa è una posizione sbagliata, o troppo lunga, questa è un'altra posizione sbagliata, ma devo avere un angolo retto, ok? Per avere questo angolo retto io mi sono aiutato in una maniera, ho messo questo scotch, vedete, qua, questo è un pezzo di scotch di nastro adesivo, nel punto che io so che quando impugno questa distanza qua e la mano d'appoggio mi esce di 90 gradi. Questa è una soluzione che, specie all'inizio, può essere utile, ok? Poi, dicevamo, angolo 90, polso morbido, fondamentale avere il polso morbido. Uno, per essere eleganti nel tiro, e due, per efficacia, perché un polso rigido non darebbe una brutta direzionalità alla stecca, invece un polso morbido aiuta parecchio. Per avere il polso morbido c'è un sistema che ho sperimentato io e che funziona tantissimo. Ho comprato, non ci crederete mai, ho comprato una chitarra acustica, ok? Sapete, le chitarre con la cassa in legno e le corde in metallo. Cosa faccio con questa chitarra? Mi metto mezz'ora a suonare la chitarra, a battere il ritmo, il tempo. Io non so suonare la chitarra, sono solo appassionato, però non la so suonare. Devo dire che è una cosa che ci va magari un anno, due anni o tre anni per imparare, è molto difficile. Però io ho comprato questa chitarra per battere il tempo. Battendo il tempo faccio questo movimento. Dopo mezz'ora, un'ora che lo faccio, vi garantisco che ho un polso che è morbidissimo, una cosa eccezionale. Neanche giocassi 10 ore a biliardo riesco a raggiungere quel polso così morbido come con la chitarra. Se avete un amico o un conoscente con una chitarra o trovate una chitarra in un mercatino, prendetela per fare quell'esercizio lì per il biliardo per avere un polso morbido. È eccezionale. Ok? Allora, dicevamo, polso morbido. Dita, mano chiusa, la stecca d'appoggio con due o tre dita, mignolo libero ovviamente, e si va giù e si mira, ok? Distanza del mento dalla stecca, una distanza, lì è soggettivo, ognuno deve trovare la propria distanza, c'è chi gioca più basso, che col mento sfiora la stecca, chi
ha una media altezza, chi invece gioca più alto. Lì queste sono scelte soggettive che ognuno di voi deve sapere come si trova meglio, come riesce a mirare meglio. Io per dire sui tiri con la biglia più vicina non vado basso così, ma magari prendo la misura e sto un po' più alto, ok? Perché vedo meglio le biglie, ok? Quelle sono soluzioni che si adottano anche in partita. Per la posizione è anche giusto, bisogna cambiarla, adattarla a ogni tiro che c'è. Le linee basi per avere l'impostazione generale, però poi la si adatta a ogni tiro. Bisogna, ognuno di voi, farvi un'autoanalisi della propria situazione, della propria posizione. Vi spiego anche come. Io consiglio di farsi un filmato con un telefonino. Io mi sono fatto molti filmati col telefonino e poi andavo a correggere la posizione. Dicevo, guarda, vedo che ho il braccio troppo aperto, vedo che ho il braccio troppo chiuso, vedo quel ponte lontano, il ponte vicino. Noto questi particolari. Infatti, dei gran campioni dell'italiana, una volta usavano ad allenarsi davanti allo specchio, però oramai abbiamo la tecnologia e tutto, sfruttiamola, usiamo il telefonino per fare un filmato e guardare i nostri difetti che abbiamo, ok? Ovviamente poi li paragoniamo, si va a copiare, a guardare dei gran campioni come si muovono e tutto, e ci si adatta. Allora, mi sembra di avervi detto tutto. Posizione, gambe stabili, ok? Gamba flessa o rigida se si vuole essere più stabile, distanza della mano dalla biglia, mano rigida, polso morbido, due dita, tre al massimo di chiusura, notare, guardare sempre la distanza qui dall'addome alla stecca, posizione della testa, ovviamente, perfetto, del mento, la distanza del mento. Abbiamo detto tutto, vi ho detto della chitarra per avere il polso morbido, della telecamera, del telefonino, di quello che volete per correggervi la vostra posizione, e per adesso basta, ok? Ci possiamo vedere al prossimo video che parliamo dell'allineamento, ok? Lì scorporiamo i discorsi sulla posizione. Ho dovuto fare più video sulla posizione, saranno 3-4 video, 5, non lo so, sulla posizione, perché sennò erano troppo lunghi e il computer non me li caricava e il sistema non funzionava. Allora ho dovuto dividere questo. Ragazzi, per adesso vi ringrazio di avermi guardato, ringrazio gli iscritti, i nuovi iscritti che ho visto che sono arrivati, mi ha fatto molto piacere. Vi saluto, mi piacerebbe fare una partita con voi, però la distanza ce lo impedisce. E ragazzi, buon biliardo, divertitevi tanto e al prossimo video. Ciao ciao!